Buon pomeriggio a tutti voi dal TG Cronache. Dunque, la Camorra avrebbe messo le mani sulle partite di Serie B, due le partite truccate, Modena-Avellino e Avellino-Regina del 2014. In un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato 10 persone, tutte appartenenti ad un clan di Secondigliano. Coinvolti 4 calciatori. C'è anche il difensore delle Genoa, Armando Izzo, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Vi sono alcuni soggetti che non giocano solo a pallone, hanno detto in una conferenza stampa gli inquirenti, secondo i quali siamo soltanto all'inizio dell'inchiesta. Partite truccate, le mani della Camorra sulle scommesse e una promessa del calcio italiano nella bufera giudiziaria. L'inchiesta della Procura di Napoli torna a dare uno scossone al mondo del calcio e riparte intanto da due partite di Serie B, campionato 2013-2014, entrambe giocate dall'Avellino. Secondo i PM, i clan di Secondigliano, molto attivi nel traffico di stupefacenti, teleguidavano alcuni calciatori e così influivano sui risultati prima che gli incontri venissero disputati sul campo. L'indagine dei carabinieri ha fatto emergere un giro di scommesse illegali sulle gare Modena-Avellino del 17 maggio 2014 e Avellino-Regina del 25 maggio, stesso anno. Per quell'illecito è indagato anche un ex giocatore dell'Avellino, Armando Izzo, ora al Genoa e appena convocato da Conte in un raduno della nazionale. Per quel giro di presunte scommesse stamattina sono finite in manette 10 persone ritenute vicine al clan Vanella Grassi. Nei loro confronti le accuse sono sostenute da alcune inequivocabili intercettazioni. Eccone una. Ci tre puppetti ci siamo mangiati. Ci siamo mangiati tre puppette in una panza piena. Capì? Dobbiamo mangiare tre polpette, la voce è quella di un camorrista e in una delle telefonate fa emergere il sistema che ruotava intorno alle gare sportive. Tre polpette sono, nel gergo dei tifosi, tre gol già decisi. Calciatori avvisati e, secondo le accuse, pagati, ma in che modo? Faceva da tramite un altro personaggio del clan, uomo chiave dell'inchiesta, Antonio Accurso, che contattava i giocatori, alcuni dell'Avellino Calcio. E per quelle partite truccate i soldi messi in campo arrivavano anche a 400.000 euro a gara. Un'indagine che ha messo a nudo le pesanti interferenze del sistema camorristico delle scommesse sulle partite e gli accordi tra il clan che comanda le piazze di spaccio a Secondigliano e il mondo calcistico. E a quanto pare gli accertamenti sono solo all'inizio, si potrebbero aprire nuovi scenari. Gli elementi che sono emersi nell'indagine aprono, diciamo, a tutto uno scenario ben più ampio che potrebbe coinvolgere e riguardare anche altre, qui sono contestate solamente due partite di calcio, ma può riguardare anche altri episodi. Solo l'inizio dunque, intanto l'inchiesta investe presunte responsabilità dell'attuale difensore del Genoa, ex Avellino e promessa del calcio nazionale Armando Izzo, il centrocampista dell'AC Reale Francesco Millesi, già in forza all'Avellino, e l'ex calciatore Luca Pini. Nei confronti dei tre calciatori si ipotizza il reato di partecipazione esterna ad associazione mafiosa. Millesi e Pini sono agli arresti domiciliari, secondo i PM avrebbero avuto il ruolo di facilitatori delle combine sulle partite. Izzo è nipote di Salvatore Petriccione, personaggio legato al clan camorristico di Secondigliano, e il clan avrebbe usato quel legame familiare per esercitare pressioni su di lui. Questi dunque i fatti, ma ci sono già le prime reazioni. Il procuratore della FIGC Stefano Palazzi ha avviato la procedura di apertura di un'inchiesta della giustizia sportiva sulla base appunto dell'indagine della Procura di Napoli. Sono fatti gravi, anche se limitati a due gare, è l'ennesimo attentato della criminalità organizzata nei confronti del calcio. Questo il commento del presidente della Lega di Serie B, Andrea Abodi. Non vi è alcun coinvolgimento dei dirigenti dell'Avellino, che si ritiene parte ha fatto sapere appunto la società dell'Avellino. Allora cerchiamo di capire chi sono i giocatori coinvolti, entriamo meglio nel dettaglio dell'inchiesta. Eccole le due partite finite nel mirino della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Modena-Avellino del 17 maggio 2014 e Avellino-Regina del 25 maggio 2014. La prima finì con la vittoria degli emiliani per 1-0, la seconda terminò con il successo irpino per 3-0. Tre al momento i giocatori indagati per collusioni con i gruppi mafiosi. Il più noto è Armando Izzo, 24 anni, difensore del Genoa, chiamato da Conte nei giorni scorsi tra i 28 giocatori che hanno preso parte allo stage di Coverciano.
Un passato anche con la maglia dell'Avellino, un futuro radioso ora, però macchiato dalla pesante accusa. Izzo, infatti, secondo gli inquirenti, avrebbe fatto da tramite tra il clan Vannella Grassi e il mondo del calcio. Meno famoso di Izzo è Francesco Millesi, centrocampista della Cireale, alle spalle 178 gare con la maglia della squadra irpina, 28 reti realizzate. Il terzo giocatore coinvolto è Luca Pini, classe 84, lunga militanza nei campi polverosi della Serie di Campania. Nell'inchiesta è coinvolto un quarto, per ora indagato solo per frode sportiva, personaggio legato al calcio. È Maurizio Peccarisi, 38 anni, che ha smesso di giocare un anno fa. Una sola stagione con la maglia dell'Avellino, quella del 2013-14, finita nel mirino degli investigatori. Secondo la direzione distrettuale antimafia, i quattro calciatori avrebbero contribuito a truccare le due partite, Modena-Avellino e Avellino-Regina, ricevendo in cambio somme di denaro dal clan Vannella Grassi, egemone a Secondigliano e attivo anche a Scampia, Rione, dove è nato Izzo. Antonio e Umberto Accurso, ritenuti esponenti del clan, avrebbero promesso 200.000 euro e poi consegnato materialmente 30.000 euro a Millesi attraverso l'intermediario Luca Pini. Millesi avrebbe utilizzato tale somma per corrompere altri giocatori, in particolare avrebbe influito su Maurizio Peccarisi per favorire la rete del Modena contro l'Avellino. E la gara infatti finì 1-0 per gli emiliani. Una vittoria preziosa per la salvezza del Modena, fu il commento dei giornali di allora. Su questa partita gli Accurso scommissero 400.000 euro, guadagnandone 60.000. Antonio Accurso è accusato anche di aver favorito la vittoria dell'Avellino sulla Regina nell'altra gara incriminata, consegnando 50.000 euro a Luca Pini, soldi poi girati a Millesi con lo scopo di corrompere alcuni giocatori della Regina, al momento non identificati. La partita finì con la vittoria dell'Avellino sulla Regina per 3-0, un risultato che permise ad Accurso di guadagnare 110.000 euro. 24 anni fa la strage di Capaci, nella quale morirono per mano della mafia Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Un assassinio, ha ricordato oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha segnato la morte di valorosi servitori dello Stato, dato l'avvio ad una scossa morale e all'apertura di un nuovo orizzonte di impegno. Ma proprio in questo giorno c'è stata un'operazione antimafia a Palermo e questa operazione racconta la denuncia di un gruppo di commercianti nel quartiere di Ballarò, appunto di Palermo, ma la particolarità è che questi commercianti sono tutti del Bangladesh. Nel giorno dell'anniversario di Falcone, da Palermo un'ordinaria storia di mafia, mafia dei vicoli, mafia di tutti i giorni, una gang che, armi alla mano, terrorizzava il quartiere Ballarò, cuore storico della città. Nuovi boss del pizzo che imponevano la loro legge ai commercianti del mercato, in particolare ai più deboli, gli stranieri delle botteghe e delle bancarelle. Un blitz all'alba di oggi in manette, gli esponenti di un gruppo criminale che farebbe capo alla famiglia Rubino, un clan di giovanissimi specializzato nella violenza contro i migranti. Alcuni hanno cercato di scappare, altri si sono barricati in casa. Per aprire le porte è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, col mercato circondato dalla polizia e qualcuno che tifava con i boss. L'operazione è stata possibile grazie alla collaborazione dei commercianti stranieri. 10 venditori coraggio del Bangladesh, i bangladini, stanchi di vessazioni, violenze e soprusi, hanno deciso di dire basta, di denunciare nomi e fatti. Una vera e propria rivolta che ha portato agli arresti di oggi. Una lunga stagione di paura che un mese fa era culminata in questa scena da Far West, in mezzo alla strada, in pieno giorno, nell'affollata via Makeda. Un'aggressione armata contro un giovane del Gambia che si era permesso di ribellarsi. Tu da qui non passi, aveva detto al suo aggressore. Il fatto risale al 4 aprile scorso. Quello nel cerchio rosso è Emanuele Rubino, il presunto capo della cosca. Spara alla testa allo studente di colore, che rimane ferito, a lungo in coma. Il giorno dopo Rubino fu arrestato. Oggi in manette sono finiti i suoi fratelli e altri presunti compari. Agli ultimi esattori del pizzo di Palermo sono stati contestati tentato omicidio, estorsione, incendio, rapina, violenza privata, lesioni personali e non solo l'aggravante mafiosa, ma anche quella della discriminazione razziale. Un'operazione frutto del coraggio dei più deboli, dei migranti che aprono negozietti e vendono merci sulle bancarelle. L'associazione anti-racket Addio Pizzo dice: dagli immigrati un esempio di civiltà. Proprio nel giorno del 24° anniversario del tritolo della strage di Capaci,
l'inizio della strategia delle bombe e di una nuova stagione nella lotta alla mafia. Oggi a Palermo il ricordo del magistrato, della moglie e della scorta che furono assassinati, col Presidente della Repubblica che ha ricordato le sue parole: la mafia non è invincibile. È stata scoperta un'altra truffa ai danni dell'INPS e questa volta sono coinvolte più di 500 persone che percepivano l'assegno sociale ma non erano residenti in Italia. Prima hanno ottenuto l'assegno sociale dall'INPS e poi si sono trasferiti all'estero, continuando a riscuoterlo illecitamente attraverso l'accredito su conto corrente o tornando qualche volta in Italia per ritirare l'assegno fuori dalla legge. La Guardia di Finanza, sulla base dei dati forniti dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dopo un anno di complesse indagini è riuscita a scovare centinaia di cittadini italiani coinvolti nella maxi truffa ai danni dello Stato di oltre 16 milioni e mezzo di euro. L'operazione Italian Out, italiani fuori, ha interessato quasi tutta Italia, per esattezza 19 regioni e 81 province. In base alle indagini sulla truffa sono state denunciate 517 persone, aggiravano la legge e non rispettavano uno dei requisiti essenziali per percepire la pensione sociale, quella riservata alle fasce più disagiate, a chi durante la vita lavorativa ha accumulato pochi contributi. Chi la percepisce deve risiedere stabilmente sul territorio italiano. I truffatori infatti sceglievano mete il cui costo della vita era più basso. Le Fiamme Gialle hanno puntato sul requisito della stabile residenza perché, dal loro punto di vista, è il più facile da accertare e anche quello più inconfutabile. Ci sarebbero infatti tra gli indagati anche persone che probabilmente hanno un reddito superiore ai 5.830 euro annui necessari ad accedere alla pensione sociale e che quindi non avrebbero potuto chiedere all'INPS comunque quella indennità. Sulla base dei dati forniti dall'Istituto di Previdenza, spiegano gli investigatori, è stata condotta un'analisi di rischio e avviata una complessa attività investigativa che ha portato all'individuazione ed interruzione di un diffuso sistema di percezione indebita dell'assegno sociale. Non solo, oltre all'avvio del recupero di quanto incassato indebitamente dai responsabili, l'attività consentirà un risparmio alle casse dello Stato pari a circa 3 milioni di euro annui per i prossimi esercizi. Le regioni dove è stato riscontrato il maggior numero di irregolarità sono quelle del sud, in particolare la Sicilia, con 123 persone denunciate per il reato di truffa continuata ai danni dello Stato e della collettività, poi la Campania con 98 denunce e la Calabria quota 75. 10 anni dopo la Palma d'Oro con Il vento accarezza l'erba, il regista inglese Ken Loach ha trionfato ieri al Festival di Cannes con I Daniel Blake ricevendo il premio. Il regista ha lanciato un messaggio contro il neoliberismo economico: un altro mondo è possibile e necessario. Sarà anche, come ha detto il poco modaiolo Woody Allen, solo una piccola parte di mondo, quella che per 10 giorni si ritrova a Cannes per sfilare sulla famosa scalinata tappezzata di rosso. Ma è comunque il ritrovo più prestigioso che il cinema conosca, quello più contro, ma anche quello più uguale a se stesso, a costo di apparire anacronistico, a dispetto perfino delle giurie che si alternano di edizione in edizione. L'inglese Ken Loach, tornato vincitore dopo 10 anni, invita il festival a resistere e lancia il suo messaggio contro il neoliberismo economico. Occorre oggi più che mai che il cinema protesti contro i potenti. Spero che questa tradizione si conservi. Un altro mondo è possibile e necessario, dice dopo aver ritirato il premio da Mel Gibson, oscurata Hollywood dopo The Passion. Selvagge, magnifiche e appassionanti, le scelte della giuria le ha definite così, come fosse uno dei suoi film il presidente regista George Miller, che la butta sulle strettoie imposte dai numeri: 21 i film, solo 8 i premi disponibili. Distribuiti con spirito ecumenico, quasi ad accontentare tutti i giurati, e non solo Donald Sutherland ha colpito letteralmente al cuore, ha detto, dal film di Ken Loach, titolo Daniel Blake. Hanno avuto un premio 2 iraniani, un regista e un attore. Ha avuto un premio la 50enne attrice filippina, il giovane regista canadese Xavier Dolan, di belle speranze e belle citazioni. Preferisco la follia della passione alla saggezza dell'indifferenza. Hanno vinto qualcosa il regista cinefilo, che a Cannes di casa, Olivier Assayas. Hanno vinto anche 2 registe, la britannica Andrea Arnold e la franco-marocchina Benjamina.
Ha vinto anche Cristian Mungiu, romeno, già una palma d'oro all'attivo, dal quale sono arrivate le uniche parole che riecheggiano quelle espresse da Woody Allen. Il cinema d'autore non è in buona salute, ha dichiarato, siamo chiusi in una nicchia. Per oggi è tutto, vi lascio a Tagadanno e ci vediamo domani. Buona giornata.